Nome? Matteo, alias il Marchese Bianconero. Ginocchiello. Professione? Studente. Cantautore? Squadra preferita e perché? Tifo Juventus fin da piccolino, perché mio papà è juventino e perché mi piacevano molto i grandi campioni dell'inizio anni 2000. Naturalmente il Lecce, perché sono nato nel Salento, sono nato a Nardò e è la squadra che ho seguito da ragazzino, andando allo stadio, e quindi vedo diverse emozioni che mi hanno, insomma, portato a tifare il giallo e il rosso. Dove arriverà la tua squadra a fine stagione? Mi auguro che arrivi in finale di Champions, ma soprattutto che vinca il campionato, visto che sarebbe il settimo di fila e sarebbe un record assoluto, quindi speriamo sia così. Quest'anno, se non saliamo in Serie B, non saliremo mai più. Per forza la Serie B dobbiamo. Siamo in testa da quasi l'inizio della stagione e adesso dobbiamo solo vincere qualche partita altra e il sogno di tornare in Serie B si avvera. Il momento più esaltante per la tua squadra? Sicuramente il momento che ricordo con più esaltazione è sicuramente il primo scudetto di Conte, visto che mancava lo scudetto da anni, dopo il post calciopoli e così via, e il raggiungimento della finale dello scorso anno a Cardiff. Non la finale, ma il raggiungimento. Ne ho vissuti due dei momenti esaltanti. Una è stata la promozione in Serie A, quando abbiamo vinto 4-0 col Palermo e stavo fuori dallo stadio perché i biglietti non ce n'erano più, e sono entrato nell'ultimo quarto d'ora e ho visto il gol di Bojinov, che è stato il 4-0 e il trionfo, insomma, per andare in Serie A. E poi una salvezza, perché stavo in Curva Nord insieme ai miei amici d'infanzia, ai miei amici di Nardò, e vivere insieme a loro quella salvezza 3-1 col Torino è stato molto bello. Dimmi i tuoi tre giocatori preferiti. Allora, in ordine direi Buffon, perché da piccolo fa le portiere, quindi Buffon è il numero uno. Del Piero, perché vabbè, è il capitano storico della Juve. E De Rossi, per spezzare una lancia a favore delle sportività, perché tra i campioni delle altre squadre De Rossi è quello che mi piace di più. Non so perché, ma è così. Allora, i tre giocatori preferiti sono naturalmente Marco Van Basten, perché sono cresciuto con la sua classe. Poi il secondo, diciamo che è Chevanton, perché è il calciatore che ha giocato nel Lecce e mi ha emozionato tantissimo. E il terzo, ma forse il più grande, perché è stato non solo un grande come tecnica, ma anche un grande uomo squadra, Pelé. Calcio e musica, una canzone che collega i due mondi. Sarà molto banale, perché come sapete sono amante di Ramazzotti, oltre che juventino tra l'altro, quindi la cosa è abbastanza chiara. Direi più bella cosa, riferito alla Juventus, anche se non ha legami col calcio, e ti sposerò perché fa riferimento al pallone, quindi ci sta alla grande. Allora, i due mondi sicuramente per me sono collegati da Giallo Russo dei Substance System, perché Substance System sono il gruppo che seguivo già da ragazzino e loro mi hanno fatto avvicinare alla musica, e in più quindi unire il Lecce con la musica e Giallo Russo e basta. Cosa sarebbe Pelé 58? Pelé 58 è una mia canzone che uscirà a brevissimo e quindi speriamo che vada bene. Perché proprio Pelé? Pelé perché, oltre ad essere uno dei più grandi calciatori, secondo me, oltre alla grandissima tecnica che aveva, era anche un uomo squadra. E in più viene dalla povertà. E chi viene dalla povertà ha qualcosa in più, ha una marcia in più, secondo me. Sono un artista poliedrico. Diciamo che parto da una base rap per avvicinarmi anche ad altri generi, tipo il reggae, il pop, l'etnico, e quindi con un mio stile proprio interpreto le mie canzoni. Ginocchiello ha parlato di Brasile. Recentemente si sono ritirati due fenomeni come Kaká e Ronaldinho. Quali sono stati i brasiliani più forti? Allora, a me piaceva molto Ronaldo il fenomeno, pur essendo dell'Inter per molti anni, però era forte con le ginocchia a pezzi, quindi ancora più forte secondo me. Ronaldinho e Kaká erano fortissimi, ma Ronaldo secondo me è stato il più esplosivo. Attualmente mi piace molto Douglas Costa, ma perché è la mia squadra, ma perché sta facendo bene. Non mi piace Neymar, a differenza di molti che reputano Neymar un po' una specie di semidio, a me non piace, quindi tra i brasiliani secondo me non gli fa neanche onore, perché è un po' un ragazzetto un po' tamarro, che non è molto in linea con altri del passato.
Per il resto non ho grandi preferenze. Ma uno l'ho appena nominato, che sicuramente è Pelé. Se devo aggiungere qualcun altro, aggiungo Romario, perché mi piaceva un sacco come giocava ed era un attaccante veramente forte. In assenza dell'Italia, quale squadra tiferai e quale reputi favorita? Allora, l'Italia ovviamente non si è qualificata perché siamo scarsi come non so cosa. Simpatizzerò per la Croazia, perché sono spesso, mi piace la Croazia come posto, quindi visto la vicinanza tifo Croazia. Poi ci sono giocatori anche della Juve in Croati, quindi 2+2, e reputa favorita Germania o Spagna, quindi secondo me sarà un mondiale tutto europeo, anche per la località in cui si stanno a giocare. Quest'anno, come non mai, manca l'Italia, manca anche l'Olanda, che è la mia seconda squadra che tifo, e quindi tiferò per il Brasile, perché dopo 4 anni fa hanno perso il campionato in casa, come 60 anni fa, e adesso è l'ora della rivincita. Quindi, dai, io tifo Brasile, forza verde oro. Lascia un saluto ai tuoi e ai suoi followers. Beh, intanto saluto i miei follower, visto questo video sarà nel mio canale, quindi chiaramente la priorità a loro, e poi anche i fan, non follower, fan di Ginocchiello, e anche un saluto a lui, chiaramente, vista l'amicizia che ci lega, e anche un saluto a Lin, che ci sta guardando e che quindi merita un saluto. Quindi ciao Lin, siamo dei ciao a tutti. Un saluto a tutti i followers del Marchese Bianconero e lo ringrazio di cuore per avermi ospitato. Saluto anche i miei fan e seguitemi, a presto ci saranno delle novità. Grazie. Paura, paura, paura.